Amici sportivi e tutti gli amici di tutto mondo, professione geologo, vediamo questo mio amico che cosa si è inventato. Si è inventato veramente qualcosa di eccezionale. Siamo nelle Langhe, Asti, Cuneo, Alba, siamo in questa zona delle Langhe. Qua ci sono tante cascine che venivano smontate, rimontate, ristrutturazioni, e lui aveva un negozio di materiali edili. Ma che idea ha avuto? Belveglio, comune di Belveglio, non potete sbagliare, venite qua se volete acquistare il pezzo unico per fare la vostra casa unica. Che idea ha avuto? Ha cominciato a, per passaparole, gli dicevano: guarda, stiamo smontando una cascina qui, stiamo ristrutturando una cascina qui, dobbiamo buttare via i pezzi. E lui ha cominciato a recuperare soglie delle porte, pezzi di granito, antiche mattonelle. E quindi qui puoi trovare il vecchio e l'usato. Ma andiamo assieme a fare un giro a vedere tutti i vari pezzi che lui può vendere. Guarda, da queste antiche mattonelle in argilla cotte, che effetto zebrato, da queste mattonelle esagonali, a questi scalini, guardate questi scalini spettacolari, che cristallizzazione che hanno, quando si rilucidati questi, hanno un effetto nella tua casa, potrebbero arrivare a un effetto spettacolare, una cristallizzazione, pietra metamorfica, cristallizzazione d'alto grado, alte temperature, alte pressioni, a queste soglie, a questi cornici di finestre in granito. Andiamo ancora avanti di qua, altre piastrelle antiche cotte di fornace per fare degli esterni antichi, riportare una cascina, rifare una cascina antica, riportarla in ristrutturazione moderna, piastrelle. E poi qui ampio stock di piastrelle rimanenze, dove io stesso sono venuto qui a comprare delle piastrelle a prezzi veramente modici, a 2, 4, 6 euro degli stock di piastrelle. Ma un pezzo veramente fantastico sono questi lavandini in pietra vulcanica, quindi una silice ricristallizzata, lavorati, quindi dei monoliti in pietra, veramente veramente fantastici. Qui c'è tutto il campionario di piastrelle, termosifoni antichissimi con pezzi di ghisa lavorati. Andiamo avanti, seguitemi in questa, guardate lì, guardate per esempio anche lì che monoliti in granito, dei pezzi in granito. Se vi servono dei pezzi particolari e veramente particolari, dovete strutturare la casa, Super Berta vi consiglia di venire qua. Andiamo a vedere ancora, facciamoci un giro veloce per far vedere la grandezza di questo magazzino, dove oltre ad avere materiali edili nuovi, hai la possibilità di comprare questi mattoni, anche questi bancali di mattoni antichi già pronti per essere installati, puliti e tutto, blocchi di pietre e altri bancali di mattoni, ma pietra luserna, lastre di luserna, mattonelle antiche, piastrelle, questi piastrellini antichi, infatti anche questi piastrellini veramente eccezionali, questi tipi, tantissimi tipi puoi trovare di piastrelline, di piastrelline antiche, queste mattonelle qui, mattoni antichi, ecco qui vediamo le piastrelle disposte. Passiamo qui nel mucchio. Ecco, guardate questo pezzo dove sono posate le piastrelle, in questo disco di pietra di diametro di 1,5 metri, veramente eccezionale. Passiamo in mezzo qui ai mattoni, vediamo se riusciamo a cascare. Arriviamo di nuovo a questi pezzi di granito, tutto questo marmo che potrebbe, probabilmente faceva parte di davanzali di finestre, e pezzi monoliti, altri pezzi granitici, scalini antichi, e un pozzetto di un pozzo, anche qui grossi pezzi monoliti di granito,
c'è di tutto, bellissimo, c'è di tutto. Quindi anche qua vedete, pietre, pietre e ancora pietre, fantastiche, fantastiche per fare gradini e pezzi antichi. Ma non ci sono, non c'è solo del cristallino, questa sienite, questo granito, ma abbiamo anche questa, questo marna, questa marna di langa, queste pietre chiamate, che il commerciante si è detto pietre nere, adesso qui nel metamorfico, no? Adesso non ho la tabella per darvi il nome preciso di questa pietra, e altre soglie, altri pezzi monolitici. Ma quindi cos'è? Vediamo, la passione. La passione, quindi, andando a smontare queste cascine, noi possiamo ritrovare pezzi di tutti i tipi, da teste di pozzo ad altre cose. Andiamo a vedere gli ultimi pezzi fantastici, seguitemi in questo trasferimento di corsa. Ecco qui, sempre grossi pezzi monolitici di pietra semilavorata, anche qua, delle volte spettacolari, in granito, quindi a questi pezzi, mancando dei pezzi, ne puoi comprare, quindi prendere del pezzo nuovo e ricostruirti la volta antica, come se la casa fosse stata demolita e ricostruita, quindi rimettere insieme, riportare in vita questi pezzi. E quindi la pietra non muore mai, e quindi magari la gente non sa, dice, tutti pensano oggi a comprare il nuovo, a comprare il nuovo, a comprare il nuovo, ma pensiamo a comprare delle pietre lavorate con altri metodi, con metodi veramente antichi, le compriamo, possiamo fare un pezzo unico, una soglia d'accesso alla casa, e magari nei pezzi mancanti la pietra è sempre quella, perché la puoi trovare quella pietra, e aggiungere dei pezzi vecchi di pietra a pezzi nuovi. Quindi Belveglio, ricordo, Belveglio, venite tutti qua, vediamo l'ultima parte. Queste vasche in pietra veramente eccezionale, marmo, queste vasche antiche lavorate, una doccia in marmo fantastica, un piano doccia in marmo, vabbè, si accostano dei pezzi nuovi a dei pezzi antichi. Andiamo a vedere, che ci sono altri pezzi veramente eccezionali qui: lavandino in cementino, lavandino in marmo, pozzi, teste di pozzo e altri pezzi veramente particolari. Il negozio non ha solo questa roba antica, anche roba veramente moderna. Quindi, professore geologo, adesso vi faccio vedere il mio amico qua, così vi salutiamo. Quindi venite qui a Belveglio, è veramente un amico appassionato, gentilissimo. Grazie. Esatto, e pure oggi mi offre il pranzo, quindi oggi ha fatto bene a venire a trovare. Ciao a tutti.